Ciao a tutti, youtuberiani, popolo di YouTube, bentornati in questo nuovo video. Voi siete collegati con Gian TV e per l'appunto io sono Gian. Allora, oggi voglio fare una reaction diversa dal solito, ovvero una pop reaction, perché mi ha incuriosito molto il nuovo pezzo, il titolo soprattutto, Gesù Cristo sono io, di Levante, e ho deciso di fare questa pop reaction per la prima volta. Non mi piace a me la musica pop italiana, soprattutto perché parla sempre amore, 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 ti amo, qua e là, insomma, non è che mi coinvolga più di tanto, però, dato che il titolo mi ha incuriosito, voglio vedere cosa ci vuole dire questa Levante. Il pezzo è uscito 2 giorni fa, io non ho potuto farlo perché ero proprio fuori, diciamo, fuori casa. L'ho scoperto solo oggi questo pezzo, ho deciso appunto, dato che mi ha incuriosito il titolo, di provare a fare questa pop reaction. E noi subito ci andiamo a vedere cosa ci vuol dire Levante. Dai! E andiamoci a vedere e sentire appunto questo brano. Ci vediamo il video e commentiamo. Allora, parte così. Gesù Cristo sono io, tutte le volte che mi hai messo in croce, tutte le volte che sei la regina. Sì, è tipo un camerino, diciamo, di uno studio di riprese. Vabbè, dai, il pezzo non sembra male, lei ha una bellissima voce. Se non mi sbaglio è la stessa che ha fatto, anzi è proprio lei che ha fatto il featuring con J-Ax e Fedez, che aveva proprio una parte brevissima. Sembra molto un video, scusate, però è quello che mi fa pensare, un video di Salmo vecchio dove lui tipo girava tipo più o meno così, non mi ricordo se erano proprio studi di registrazione. Andiamoci a leggere il testo così lo capiamo meglio. Eccolo qua, testo. Vabbè, Gesù Cristo sono io, tutte le volte che mi hai messo in croce, tutte le volte che sei la regina, è sulla testa, solo tante spine. Gesù Cristo sono io, vabbè, questo ovviamente è il ritornello, ve l'avevo già capito. Confessa se il demonio nella testa, ciò che mi trascina giù, Gesù Cristo sono io. Miracoli, cose. Boh, io sinceramente non ho capito se è un pezzo, diciamo, con una dualità, con una con un doppio significato, nel senso che vuol parlare anche di qualcosa di finito, perché solitamente io associo la musica pop a una storia d'amore, cioè a una storia d'amore continua dove tutti dicono ti amo, quella, però non so appunto se per qualcosa che le vuole buttare fuori, però nel pezzo, in certi pezzi dice cose davvero interessanti, tipo Gesù Cristo sono io con i miracoli, qua e là, buttami giù dalla croce, sono nella croce, chi è il demonio, insomma. Devo dire che mi ha lasciato un po' stupito, pensavo che andasse sempre nello stereotipo di canzone molto, molto più pop, invece devo dire mi ha stupito, lei ha una bellissima voce, diciamo, è una fortuna per chi riesce a farci un featuring, perché davvero ti regala una bella emozione questa voce qua, e devo dire che secondo me continuerà a far parlare di sé, da 2-3 anni che comunque lei ha realizzato, diciamo, il suo sogno di diventare cantante, ha avuto, per quanto a me personalmente non piacciono la come ora, cioè se Fedez ha avuto la possibilità di cantare anche con gente come loro, che quindi è un buon trampolino di lancio per una cantante, diciamo, che prima era magari semi-emergente, barra famosa, stava incominciando a essere famosa, e dopo questo featuring, secondo me, gli ha dato molte cose positive per la sua carriera. Questo è un pezzo che davvero mi ha stupito, belle parole, non è il solito pezzo pop banale, quindi
sul pezzo, niente da dire. Il video, come dicevo, mi è piaciuto molto. A me, io sono un appassionato di videoclip, quindi di cinema e quant'altro. Mi sono piaciuti molto i tagli, mi è piaciuta molto l'ambientazione, quindi molto nel camerino. Anche gli artisti pop stanno facendo come gli artisti rap. Secondo me un pochettino adesso è il rap che traina le cose, quindi questo non so quanto senso aveva il video fatto così, però molto, forse aveva appunto questa ambivalenza di, diciamo, raccontare io sono così, qua e là, ora sono così. Un pochettino, diciamo, forse anche un po' voleva parlare del music business. Boh, non so se è questo. A me mi ha ricordato molto un video di Salmo, per come è girato, per come lei girava, insomma, camerini, sempre in questa, diciamo, sorta di video, cioè di luogo dove registrano i video, di studi televisivi. Ormai lo usano molto questa cosa nello studio televisivo, è vista e rivista, l'abbiamo visto anche in Fibra, per fare appunto un riferimento al mondo del rap. Secondo me molti, dicevo, molti artisti pop si stanno facendo molto il video, molto con la storia dietro, non è più il classico vado nel posto, canto, faccio vedere i posti, ma creo una storia dietro e questo è molto molto bello. Che dire, mi ha davvero stupito e niente, raga. Ed eccoci qua, siamo arrivati anche oggi alla fine del video. Se vi è piaciuto il video, raga, lasciate un bel pollicione in su e magari iscrivetevi al canale. Ecco, ritorno a dire la stessa cosa che ho detto anche nel video precedente. Se volete avere una reaction ai vostri video, mi riferisco soprattutto ai miei iscritti, ma anche a persone emergenti, fatemelo sapere sotto nei commenti. Niente, raga, io vi saluto. Da me è tutto, mi sento un po' striscio la notizia quando dico da me è tutto. Alla prossima, ciao! Ah, oh, mi raccomando, non andare in televisione.